Buon pomeriggio, benvenuti al Pala Panini. Quella di oggi è una bella giornata per Modena Volley, è una delle giornate importanti in vista della prossima stagione, della stagione 2021-2022, perché abbiamo la presentazione del nuovo official apparel partner di Modena Volley, quello che una volta era lo sponsor tecnico, e c'è un cambio importante. Do il benvenuto, il bentornato, perché in questi giorni insomma, l'abbiamo visto tanto al Pala Panini, a Lorenzo Gallosti, che è CEO di Nine Squared. Ciao Lorenzo. Grazie, grazie. Ad Andrea Sartoretti, nostro direttore generale, al nostro coach Andrea Giani. Sarto, giornata importante, è un altro tassello verso l'inizio della nuova stagione. Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Sì, hai detto bene, Maio, è una giornata importante. Oggi presentiamo questa nuova partnership, è sicuramente una bella sfida che ha dato a Modena Volley grandi stimoli, perché abbiamo conosciuto una squadra, un gruppo che ha grande entusiasmo, grande voglia di migliorarsi, di crescere. Sono sicuramente un'azienda giovane che ha iniziato da poco questo percorso, ma ha trovato con noi delle sinergie e delle similitudini molto forti, che è stato un matrimonio molto facile da trovare, da raggiungere. Quando c'è entusiasmo, voglia di fare, voglia di crescere, credo che ci siano tanti elementi per poter far bene e per andare avanti. Credo che attraverso loro potremo offrire anche una nuova gamma di prodotti per tutti i nostri tifosi, e visto che lanceremo, io adesso non so se è ora di dirlo oppure no, anche il nuovo store online, con una serie di nuovi prodotti che secondo me potranno avere anche l'apprezzamento dei nostri ragazzi, tifosi in generale che ci seguono quotidianamente. Sarà un store fruibile e più facile a livello di accesso, specialmente con le nuove tecnologie, nuove applicazioni, telefoni, tablet, computer. Credo che anche qua abbiamo fatto un passo avanti per soddisfare le esigenze del pubblico che ci segue. E proprio come ha detto il direttore Andrea Sartoretti, l'altra novità oltre all'arrivo di Nine Square è proprio quello del nuovo store online di Modena Volley. Se non sbaglio è già operativo, no? Se su modenavolley.it si può andare già a visitare la nuova sezione dello store, e quindi insomma fatelo subito, andate a vedere quello che è nato e quello che nascerà. Lorenzo, allora benvenuto al Pala Panini. Nine Square, Modena Volley, innanzitutto come è nata la partnership tra queste due realtà, che mi dicevi anche prima insomma vi siete trovati con tanti punti in comune, no? È stata una cosa nata in modo naturale. Tanto grazie, devo dire, essere qua per me è veramente fantastico. Dopo insomma qualche anno dalla nascita dell'azienda, essere qui per noi è già un traguardo, un piccolo traguardo fantastico veramente. La partnership tra noi e Modena Volley è nata, devo dire, in maniera super naturale, perché era quasi per caso, nel senso che io ho parlato con Manuel Armaroli, che è il presidente di appunto della Villa d'Oro, una società insomma che probabilmente tutti qua conosceranno, che è nostro cliente già dall'anno scorso, che mi ha detto: io conosco bene Elisa di Modena Volley, perché non farci due chiacchiere? Insomma, io ovviamente molto contento di farlo. Avevamo già in programma di iniziare a collaborare con una squadra di Superlega, e ci siamo appunto sentiti, abbiamo raccontato un pochino quelli che erano i nostri piani e i loro piani, e in maniera quasi incredibile a volte combaciavano perfettamente dal punto di vista insomma della strategia di marketing, di branding, sia di Modena Volley appunto che di Nine Squared. E da qui appunto è nata la conversazione, che poi insomma oggi culmina con questa conferenza stampa. Ovviamente non ringrazierò mai abbastanza Manuel, e ringrazio insomma Modena Volley per questa opportunità, perché insomma è per la fiducia che ci dà, e noi faremo, lo assicuro, tutto il possibile insomma per rendervi felici e per rendere felici. Grazie. I vostri fan. Grazie. Lorenzo, come ci dici un pochino la vostra storia, quando siete nati, come siete cresciuti? Siete cresciuti in modo molto veloce e siete arrivati ad alti livelli molto in fretta.
Allora, Nine Squared è nata, diciamo così, all'inizio del 2017. Così, molto sinceramente, la storia è così che ci siamo trovati io, Filippo Lanza e altri amici ragazzi che sono anche qua oggi, tutti pallavolisti a diversi livelli, e abbiamo detto: perché non creare un brand per la pallavolo? Abbiamo detto: non c'è un brand in cui noi come pallavolisti ci possiamo riconoscere. La pallavolo è uno sport che tutti noi amiamo, abbiamo praticato insomma a vari livelli, e abbiamo detto: perché non creare un brand che possa appunto rappresentare il pallavolista? E da lì è nato Nine Squared. Tutti noi facciamo cose diverse al tempo. Filippo gioca ancora, c'è chi appunto aveva uno studio di commercialisti che appunto portava avanti come Marco, c'è chi giocava ancora a pallavolo come Nicola, come Andrea, c'è chi lavorava a Google a Dublino come l'altro Andrea, c'è chi come me al tempo stava finendo un progetto a Singapore e facevo il consulente ingegneristico. Però abbiamo detto: proviamoci, perché pensavamo che ci fosse questa opportunità. E dopo un paio d'anni ci siamo resi conto che il brand piaceva, abbiamo deciso di andare full time e di puntare veramente su Nine Squared, anche lavorando con le società sportive, e appunto oggi è quello che facciamo, lavoriamo con le società sportive, forniamo appunto abbigliamento sportivo, cercando sempre di appunto porre la pallavolo in primis, insomma, di fronte al cliente finale, e di creare un prodotto ecosostenibile, carino, accattivante, giovane, con delle belle grafiche. Insomma, a volte ci riusciamo, a volte meno, però per adesso il brand, insomma, piace abbastanza e noi siamo molto contenti. Andrea Zani è un team giovane che fa dello spirito anche di squadra, no? la propria forza, che si affianca a Modena Volley, quindi va proprio nella direzione che si è voluto sempre tracciare, no? In questi anni, che tra l'altro sono stati anni dove di stare vicini e stare insieme e fare squadra c'è stato veramente tanto bisogno. Ma sì, direi che loro si affiancano, secondo me, su una parte che per i giocatori, per una squadra, è molto identificativa, perché l'abbigliamento di una squadra è veramente importante. E è un marchio, come diceva Lorenzo, molto giovane, ma io credo che con la nostra squadra possa essere, proprio perché un brand che lavora sulla pallavolo, possa essere veramente questa una piazza non solo importante, ma che possa, secondo me, sia per quanto riguarda la nostra squadra, ma anche per la loro squadra, dare quel qualcosa in più che gli possa permettere a loro di diventare sempre più forti in questo mondo del volley, e a noi identificarci ancora di più, perché secondo me la maglia è molto importante. Io, anche da ex giocatore, ma vediamo quanto i giocatori ci tengono, no, all'abbigliamento. È una cosa, e questo mi fa molto piacere, perché mettersi in discussione, secondo me, è il principio per loro, ma vale anche per noi, per potersi sempre migliorare. Quindi è una bella sfida, e credo che soprattutto nella prossima stagione sarà molto interessante, perché noi, ripeto, ci proporremo con una squadra importante, quindi avremo modo, secondo me, anche attraverso i risultati e questo nuovo brand, di poter fare qualcosa di diverso. Allora, prima di far vedere un'altra novità di oggi, che è la t-shirt Limited Edition, che poi vi faremo vedere tra poco fronte retro, no? Sia davanti che dietro. Andrea Sartoretti, in questi giorni abbiamo chiuso, facendo gli annunci, di tutto il roster. Ci vuoi fare il quadro a questo punto di tutta la squadra definita che andrà ad affrontare la prossima stagione? Il reparto schiacciatori è stato completato con il ritorno di Martin Van Garden e di Swan Ingapé, che si vanno ad accoppiare insieme a quelli che già conoscevamo tutti, Erwin Ingapé e Johandy Leal. Come vice opposto di Nimira Brazid porteremo su il nostro ragazzo cresciuto dal vivaio, che è Lorenzo Sala. Come secondo libero ugualmente promuoviamo un ragazzo delle nostre giovanili, che è Gollini, Riccardo Gollini. Come secondo palleggiatore ci sarà il ritorno di Nicola Salsi, che anche lui è cresciuto con noi, ha giocato un po' in questi anni fuori, però quest'anno avevamo bisogno che anche lui rientrasse per poterci aiutare a portare avanti questo gruppo. Gli altri mi sembra che li abbiamo già presentati tutti,
che vanno a completare il roster della prossima stagione. E quindi un altro tassello, no? Verso la prossima stagione, anche il completamento del roster. Allora Lorenzo, facciamo vedere quella che è la t-shirt, la limited edition, se vuoi anche spiegare insomma come è stata realizzata. Mettendola qui, sì. Bene. Così la facciamo vedere anche tenendola su, così la facciamo vedere a favore della nostra telecamera. Ci racconti anche come è nata invece questa limited edition. Volentieri. Era quella di, visto che la partnership è nata anche da molto poco, in poco tempo, di creare un prodotto un po' diverso dal solito. Quindi abbiamo voluto così insieme coniare questa frase non typical volleyball club. Noi a volte utilizziamo il claim non typical volleyball brand. L'idea appunto di comunicare fin da subito ai tifosi che quest'anno cercheremo di fare qualcosa di diverso, appunto come si diceva prima, di non tipico. Sul fronte abbiamo appunto i nostri due loghi e il claim, mentre sul retro abbiamo appunto il campo da pallavolo con appunto un mix dei nostri loghi e dei loghi di Modena Volley, insomma collocati in modo creativo. Devo dire, questo è il frutto non solo del nostro lavoro, ma anche proprio del lavoro dello staff di Modena Volley, che insomma insieme a noi ha creato questa t-shirt. Secondo me è accattivante, è carina, vuole essere un pochettino un po' un oggetto di ricordo dell'inizio della nostra partnership, per questo appunto saranno in pezzi in tiratura limitata, disponibile da subito sullo store di Modena Volley. Quindi sono già disponibili sullo store di Modena Volley, quindi andate a visitarlo, anche perché c'è il nostro nuovo store online. Partiamo con domande dei giornalisti. Andrea Lolli, Gazzetta di Modena, parlando di sport. Sì, chiedo a Lorenzo appunto, in pochi anni avete costruito insomma una realtà che sta avendo un successo importante. Chiedevo se c'è una carta vincente, ecco, che volontariamente oppure che avete riscontrato man mano creando le vostre partnership, che vi ha fatto arrivare fino qui a Modena Volley, ecco, che sicuramente è un punto d'arrivo, comunque un obiettivo importante per molte realtà. Devo dire che così parlare qua oggi del nostro successo mi fa quasi ridere, perché per noi è veramente tanto 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 lavoro quotidiano e tante anche difficoltà, però credo che quello che ci ha permesso di arrivare fino ad oggi e appunto di poter essere qui a parlare sia il nostro focus che abbiamo avuto dal primo giorno, sia proprio su quello che noi vogliamo fare e comunicare. Un brand si chiama Nine Squared, come 9 al quadrato, come il campo da pallavolo, un brand sulla pallavolo, per la pallavolo, che anche un'attenzione, una dedizione a quello che è il prodotto e la comunicazione del prodotto stesso, sempre di un certo livello, che oggi insomma ci sta ripagando. Queste penso siano un po' le due cose che ci hanno portato fino ad oggi ad avere questo successo in un mondo, quello della pallavolo, che è un mondo gigantesco. Cioè la pallavolo è il quarto sport al mondo, è il primo a livello femminile, è uno sport che a volte si così definisce tra virgolette di serie B, che però non ha nulla di essere, per essere uno sport di serie B, e noi l'abbiamo così, è una scommessa che abbiamo fatto e che per ora insomma stiamo vincendo, ma crediamo che la pallavolo abbia un potenziale gigantesco e cerchiamo nel nostro piccolo appunto di elevare questo sport. Lo ricordo anche a chi ci sta seguendo nella nostra diretta Facebook, l'indirizzo esatto che è shop.modenavolley.it. Se Lorenzo vuoi fare rivedere ancora la t-shirt, la limited edition, che è già in vendita sul nostro nuovo store online, che potrete scoprire già da questo momento. Vado con altre domande. Mattia Amaduzzi, Modena Sportivo. Sì, buongiorno. Volevo chiedere al coach se per caso avete già cominciato a programmare il ritiro, la preparazione estiva, e se più o meno c'è già una data di quando vi ritroverete. Sì, la preparazione e la programmazione è già stata iniziata diverso tempo fa. Ci mancano soltanto adesso l'indicazione della partenza del campionato e le date, cioè la data del campionato con come si giocheranno le partite, quindi contro chi. E, inizieremo dopo metà agosto con un gruppo di giocatori, un gruppo di giovani, più quelli che non vanno con le varie nazionali, e poi dopo rientreranno probabilmente i giocatori, quelli
che parteciperanno agli europei, quei giocatori che non parteciperanno ai sudamericani, finito le Olimpiadi, hanno un periodo di stop, quindi Bruno e Leal avranno un periodo di stop e rientreranno i primi di settembre. E, ci mancano soltanto alcuni dettagli, ma diciamo, la programmazione fisico-tecnica è già completa. Andrea Nolli. Sì, io chiedo una domanda a entrambi, sia dal punto di vista tecnico e societario. Al netto di Nimir e di Leal, che comunque sono insomma, due colpi non da poco, è un collage della Modena presente, passata e coi giovani, si spera, anche futura. In una stagione che arriva dopo le Olimpiadi, dopo gli europei, che è sempre particolare, cambiare tanto, però affidarsi a gente che conosce Modena, un gruppo bene o male comunque che si era anche consolidato in passato, è un vantaggio che avete deciso proprio di puntare scientemente, diciamo, oppure è venuto così, insomma, andando a ricercare i giocatori dalle caratteristiche che volevate? Ma un po' tutte le cose. Diciamo che abbiamo cambiato tanto per quello che riguarda anche la squadra titolare, però sappiamo anche che sono giocatori che si conoscono bene, perché anche Bruno ed Erwin, anche se non hanno giocato insieme negli ultimi anni, credo che gli anni che abbiano passato insieme abbiano dimostrato di avere una grandissima intesa. Con Leal, Bruno ha già giocato in nazionale anche a Civitanova, e anche con i giocatori che ritroverà, comunque è un palleggiatore che li conosce molto bene, perché ha avuto sia esperienze con Mazzone che con Stankovic. Quindi il collage e il puzzle che abbiamo completato è anche di trovare delle sinergie, delle attitudini per fare in modo di costruire un roster che possa essere il più competitivo possibile in un campionato che vedremo sarà ancora più difficile, di altissimo livello. Filippo Marelli, TRC. Allora, volevo chiedere a Sarto, visto che gli annunci dei giocatori li abbiamo fatti, sappiamo qual è lo sponsor tecnico, ci manca solo di sapere come ci chiamiamo, esatto. Come si chiama Modena Volley. Manca l'annuncio più importante, comunque insomma no, è una cosa che io anche, devo dire la verità, che anche camminando c'è tanta gente che lo chiede, insomma è una roba inevitabile, voglio dire. È giusto, credo che avverrà a breve, tra poco la peculiarità della pallavolo è che possiamo chiamarci con il nome delle aziende che sponsorizzano, e quindi a breve faremo questo annuncio, ma non manca poco, non mancano tanti giorni. C'è già di fatto la... Ma sì, assolutamente sì. Sì, sì. Siamo molto vicini, ma come sempre, come abbiamo sempre fatto, lo spazio dedicato alle aziende che ci sostengono, che non sono solamente quella del main sponsor, sono tutte quelle che sono all'interno della nostra maniera gioco, a cui dedichiamo la conferenza stampa e comunicati per tutti gli altri partner, iniziano un po' più avanti dopo l'allestimento della squadra, e qui inizia il periodo fine luglio per fermarsi ad agosto e riprendere tutte le presentazioni e le conferenze stampa a settembre, prima che inizi il campionato ad ottobre. Partiamo a Duzzi. Sì, un'ultima curiosità, voglio chiedere se, appunto, chiedendolo entrambi, se avete per caso sentito Bruno, che insomma da poco ha avuto questa grandissima... Ci sono stati insieme un mese. Hai avuto tempo di parlarci. Anche no, perché appunto si è sentito adesso questa notizia che appunto sarà il portabandiera del Brasile. Avete sentito questi giorni? No, io gli ho fatto i complimenti, perché comunque essere portabandiera del proprio paese è qualcosa di straordinario, cioè sei un punto di riferimento, no? E Bruno è un punto di riferimento non soltanto per la sua squadra, ma proprio per il tipo di leadership che si è costruita nel percorso degli anni. Essere portabandiera non è soltanto essere un grande giocatore, ma deve aver vinto, ed è un'altra cosa che pochi giocatori se lo possono permettere. Quindi lui sarà il portabandiera di un grandissimo paese che è il Brasile, e sarà il capitano di una squadra che lotterà ancora una volta per vincere l'oro. Quindi, oltre alla responsabilità, ma questo ci fa anche capire che tipo di giocatore abbiamo portato a Modena. Se non ci sono altre domande, io andrei in... Sì, un attimo solo. Andrea, passo di qua. Gianni, no, se tutti questi campioni che la società ti ha dato da allenare per il prossimo... ti fanno sentire ancora un po' più di responsabilità sulle spalle?
Ma la responsabilità c'è sempre, perché comunque a prescindere da tipo di squadra che si allestisce, no? Si gioca sempre per vincere, sempre. E, avere giocatori di questa caratura ti permette, come è successo 2 anni fa, di lottare su tutte le partite, a prescindere dal roster di altre squadre che sicuramente sono competitive, però tu giochi sempre le tue carte e sono giocatori anche abituati ad allenarsi per giocare per vincere, che è una, c'è una grande differenza rispetto a, ad altri giocatori, no? Bruno per esempio ci ha dato un'altra dimostrazione durante la UNL e dopo un campionato in Brasile non di primissimo livello sa come costruire la sua performance e la performance della sua squadra portandola a arrivare a giocare, a vincere un altro obiettivo. Quindi non sono tantissimi giocatori che si possono permettere di fare così tanta differenza. Andiamo in chiusura con la conferenza di oggi. Vi ricordo il nuovo store di Modena Volley, shop.modenavolley.it, dove trovate anche la t-shirt limited edition fatta in collaborazione con Nine Squared. Io ringrazio Lorenzo Gallosti, CEO di Nine Squared, e anche tutto lo staff di Nine Squared che abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi, il nostro direttore Andrea Sartoretti, Andrea Giani, e vi do appuntamento alle prossime dirette che ci sarà proprio mercoledì alle 15, parleremo di Olimpiadi, ci collegheremo con Luca Cantagalli, con Maurizio Lima, con Maurizio Colantoni da Tokyo, quindi state collegati sui nostri social. Buon pomeriggio a tutti. Grazie.